Su invito dello scrittore Raffaele Nigro e dell'associazione culturale Parco Letterario Federico II, Raffaello De Ruggeri, sindaco di Matera, è intervenuto in un convegno che si è svolto a Melfi. La via Bradanica collega proprio la terra del Puer Apulie con quella dei Sassi, ma anche Policoro, Irsina, Venosa. Un percorso che potrebbe rivelarsi collegamento prezioso per la promozione di territori lucani in cerca di visibilità nell'ottica di Matera, capitale della cultura 2019. Sentiamo. Sindaco De Ruggeri, allora il senso di questa sua visita a Melfi stasera? Beh, necessità di avere un rapporto con gli abitanti di Melfi e proporre un discorso di progettazione comune lungo la via Bradanica della Cultura, individuando i capisaldi storici, universali di questo itinerario che per me sono Pitagora, Mantegna, Gesualdo, Orazio e Federico II. Creare parchi tematici lungo questa dorsale e collegare quest'area nobile a Matera e alla sua presenza nel 2019. Matera dunque capitale della regione Basilicata, la regione Basilicata capitale della cultura, non solo Matera? No, Matera è la porta della Basilicata e quindi deve cercare di diventare il traino di tutte le storie, i valori e soprattutto alle memorie di questa regione su cui costruire il futuro.